Siamo a Genova, la più grande città del mondo, è stata la più grande repubblica a cavallo del 500-600, facevano cose straordinarie e interessanti come questa colonna, detta la colonna infame. Pensate che chi era infame, chi tradiva la repubblica, veniva ricordato con queste colonne per l'eternità e facevano una fine pazzesca. Qui parliamo di un infame che cospirò contro la repubblica e si chiamava Giulio Cesare Vacchero, e qui siamo a Porta di Vacca, da Vacchero, era tutto suo questi palazzi intorno, e la colonna infame è fantastica, perché sentite cosa c'è scritto, ve lo dico in latino. Iulio, vabbè, questo è Giulio Cesare Vacherio, perditissima hominis infamis memoria, qui cum in republicam conspirate, obruncato capite, publicatis boni, expulsis filis, dirostate domo, debista ponas luit. Cioè l'hanno preso, l'hanno torturato perché ha cospirato, gli hanno tolto le case, gli hanno tolto i figli, gli hanno tolto i beni, l'hanno torturato e poi gli hanno mozzato il capo. Era un infame straordinario. Pensate se oggi mettessimo delle colonne così con tutti gli infami, per tutti gli infami, per ricordarceli. Chi è un infame? Un infame è un ladro, un cospiratore, è un laido, è una persona viscida, esattamente tutte le qualità che ha un politico oggi. Pensate quante di queste cose bisognerebbe fare in giro, quanti di queste torri queste bisognerebbe fare per tutti questi infami. Invece non facciamo più le colonne infami, facciamo le targhe infami, facciamo la via Bettino Craxi, facciamo queste cose qui, perché oggi l'infamia è quasi una referenza, se no come avrebbe fatto a andare al governo la gente che c'è oggi, come avrebbe fatto Geronci a essere presidente di Banca Italia, oppure Scaroni amministratore delegato dell'ENI. Allora, sono referenze. Pensate, oggi la Levinsky, se viveva qui, faceva la presidente della Camera. Oggi l'infamia pensate mettere una bella colonna così con tutti gli infamoni che ci sono in Italia, metterla davanti a Montecitorio, un bel colonnone così di infami, maledici, e potremmo anche metterci in ordine alfabetico, perché no? Per esempio, in ordine alfabetico potremmo metterci A, come Abrignani, indagato a Milano per dissipazione post fallimentare, B come Berlusconi, 6 prescrizioni, C come Ciarrapico, 5 condanne definitive, D come Dell'Utri, 2 anni e 3 mesi per false fatture e frodi fiscali, F come Firarello, condannato in primo grado 2 anni e 6 mesi per tangenti, G come Grillo, non io, Luigi Grillo, rinviato a giudizio per aggiottaggio con la Banca Popolare, L come Landolfi, indagato in campagna per corruzione e truffa, M come Messina, indagato a favoreggiamento, bancarotta fraudolenta, N come Nani, condannato in via definitiva a 7 mesi per lesioni, Pecorella, imputato per favoreggiamento nelle stragi di Piazza Fontana e Piazza della Loggia, R come Russo, indagato per violazione della legge elettorale, S come Scappagnini, indagato per abuso funzionale, T come Tomasini, V come Vizzini, condannato in primo grado a 10 mesi e salvato dalla prescrizione in appello per finanziamento illecito. Potremmo andare così, però non ci sono tutti. Allora io faccio un appello oggi, perché non ci sono tutti le lettere dell'alfabeto, mancano queste lettere qua. Io vorrei dirvelo, perché mancano la lettera C, per esempio, no, nella lettera C ci sono decine di infami con la lettera C, decine, ce ne siamo dimenticati, c'è Carra condannato in via definitiva a 1 anno e 4 mesi per false dichiarazioni, Cuffaro condannato a 5 anni, insomma ne abbiamo tanti. Per esempio anche con la lettera Cantoni, anche con la lettera B, c'è stato Bossi condannato per finanziamento illecito, D come D'Alema, prescritto per finanziamento illecito, non si trovano ancora gli infami con delle lettere che vi vado a dire. Ecco, se avete a voi delle informazioni mandatene. Non ci sono infami, politici infami con le lettere E, H, I, O, Q, U e Z. O chi è nato questa iniziale fa il politico, è un politico onesto e ne dubito, oppure è uno che non si è ancora fatto scoprire. Allora bisogna trovarvi, vi ripeto, mancano gli infami con le lettere E, H, I, O, Q, U e Z. Questo è un paese che ci starebbe benissimo una colonna davanti a Montecitorio con gli infami di successo. Potremmo, pensa un po', se noi avessimo una colonna con gli infami di successo, arriverebbero i delinquenti da tutto il mondo, arriverebbe con la Prestigiacomo che li porta in giro, avremo un tour dei delinquenti mondiali a vedere i nostri grandi infamoni della nostra politica. Allora, la famiglia Vacchero nel 1628 cosa ha fatto? Gli hanno portato via tutto, allora per
per tutelare un po' il nome della famiglia per i posteri, ha fatto questa fontana davanti alla colonna infame, una fontana per coprire il colonnone infame della famiglia, questa enorme colonna, questa enorme fontana che vedete che sgorga l'acqua, sgorgava l'acqua quando l'acqua era pubblica, ma dato che già l'hanno privatizzata, l'acqua o metti qualcosa o metteranno qua una moneta come i posteggi e scenderà l'acqua, perché l'acqua è stata privatizzata e specialmente a Genova ci sono due società che si chiamano Enia e Iride, faranno una grande società per azioni, l'acqua non va data in mano a una società per azioni quotata in borsa, assolutamente no, perché una società quotata in borsa risponde ai propri azionisti, non a chi beve l'acqua e a chi deve pagarla, quindi non si deve dare in mano. Chiamparino, hai mandato via della gente che voleva venire a filmare il tuo consiglio comunale per questa grossa fusione delle due società, li hai mandati via. State molto attenti, l'acqua non si tocca, l'acqua dove è stata privatizzata deve tornare a essere pubblica e dove è pubblica deve rimanere pubblica e soprattutto non essere una SPA quotata in borsa. Ci vediamo poi.